la TV dei viaggi.it, la trasmissione di viaggi e turismo in onda su questa emittente. Nei nostri viaggi cerchiamo di raccontare storie, far vivere esperienze e comunicare emozioni. We bring the sunshine. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano. Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Questo sarà un viaggio un po' diverso dal solito. Lo inizieremo a bordo della Symphony of the Seas. Questo è il nome della nave da crociera più grande del mondo, che ci ospiterà e ci condurrà alla scoperta di Minorca e Barcellona. La Symphony fa parte della famiglia della Royal Caribbean. Noi siamo stati invitati all'inaugurazione. Per il varo, infatti, la compagnia ha scelto il Mediterraneo. Ma andiamo per gradi. Saliti a bordo, il primo impatto è strabiliante. Oggi la Symphony è in navigazione ai Caraibi, dove ha raggiunto le gemelle della categoria Oasis. Ci si sente come dei bambini in un gigantesco parco giochi. È tutto grande, molto grande, come solo gli americani sanno fare. La cosa bella di questo tipo di crociera è che non ci si annoia mai. Si può fare sempre qualcosa di divertente. Ci si può rilassare nelle numerose e grandissime zone relax. A differenza della classica crociera, come tutti noi la immaginiamo, qui il casual chic è la parola d'ordine. Questo tipo di vacanza in America, infatti, è molto cool tra i giovani e soprattutto per il pubblico dei millennials, che sono sempre alla ricerca dell'effetto wow. Questa città galleggiante può ospitare fino a 6.680 passeggeri. C'è un quartiere dedicato ai locali notturni con il Casino Royale, considerato il più grande casino sul mare. Lo Studio B, il Teatro del Ghiaccio, dove si svolgono gli spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio con grandi professionisti provenienti da gare internazionali. Per l'intrattenimento serale è d'obbligo un salto al Royal Theatre. In scena ci saranno i musical di Broadway Hairspray e Flight. La cosa bella della crociera è che al mattino ci si trova in un porto diverso, dove scendere e visitare la città. In questo caso siamo arrivati a Minorca, un'isola dove arte, storia, natura ed enogastronomia conquistano lo sguardo e appagano i sensi. Isola spagnola dell'arcipelago delle Baleari, con oltre 200 km di spiagge, intercalate da splendide calette, mare meraviglioso e incontaminato, pace e tranquillità. La nostra visita parte da Cittadella, paesino affascinante e con stradine tortuose che lo attraversano. È il secondo centro urbano dell'isola ed ex capoluogo della stessa, titolo che è passato poi a Mahon, che però non regge il confronto per graziosità e bellezza. Percorriamo le stradine medievali della cittadina scoprendo angoli e scorci estremamente suggestivi e raggiungiamo Cal Major des Bornes, il luogo di passeggio più importante che termina nell'omonima piazza, dominata da un obelisco che ricorda la difesa della città durante gli attacchi dei Mori. Tra i palazzi più caratteristici che si affacciano su questa piazza ci colpisce il Palazzo Comunale, costruito nella parte araba della città, mentre nel centro storico ci incantiamo dinanzi alla cattedrale, voluta nel XIV secolo dal re Alfonso III in stile gotico catalano. Innumerevoli negozietti, colorati e affollati dai turisti, conferiscono al luogo il tipico aspetto da cartolina. Tra la merce esposta spiccano naturalmente le famosissime minorchine, calzature tipiche in cuoio multicolore.
ma Minorca si contraddistingue per le sue calette. La prima che visitiamo è Calan Blanes. La caletta presenta tutti i tratti tipici dell'isola. Sabbia candida, paesaggio selvaggio, acqua cristallina. Insomma, un vero spettacolo. Continuiamo e facciamo tappa a Cala Matiana. Troviamo una splendida spiaggetta, anch'essa di sabbia bianca, dove i bagnanti si godono un po' di relax crogiolandosi al caldo sole minorchino. Percorrendo l'isola a bordo della nostra auto, ci riempiamo gli occhi di immagini fantastiche, regalateci dalla vegetazione tipicamente mediterranea, intervallata dai caratteristici muretti a secco. Ci spostiamo a nord, destinazione Playa Arenal del Castel, è uno degli angoli più belli di questa costa. La spiaggia a forma di conchiglia è lunga 650 metri e larga 20. Le sue acque trasparenti e poco profonde sono circondate da hotel e villaggi, ideale per i giovani e le famiglie. Da una caletta all'altra si passa a Son Park, un complesso residenziale con campo da golf e tutti i servizi per i turisti più esigenti. Ma noi rimaniamo incantati dalla caletta di sabbia fine con un mare dalle mille sfumature del turchese. Dopo un bagno rigenerante, proseguiamo per il Faro de Cavalleria. L'intero capo di Cavalleria fa parte della riserva naturale. È un'insenatura lunga e stretta, visibile dalla strada e semplice da raggiungere. In realtà è un porticciolo utilizzato solo dai pescatori locali. Da lontano scorgiamo l'antica città di origine romana di Sanisera, risalente al I secolo. Già Plinio il Vecchio ne parlava nella sua Naturalis Historia. Rada Hotel, Luxury and Experience, la prima catena alberghiera di lusso galleggiante. Rada Hotel, noleggio e locazioni yacht di lusso. Yacht Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Prenota la tua vacanza in tranquillità con Yacht Sun, nelle migliori agenzie di viaggio. Hotel Eden Village. Prenota subito la tua vacanza in Calabria a Capo Vaticano. Hotel Eden Village. Ti aspettiamo sulla Costa degli Dei, direttamente su Mare Verde Smeraldo. Futura Vacanze. Futura Vacanze. Tu al centro della vacanza. Futuravacanze.it. Nelle migliori agenzie di viaggio. Fruit Village, esperienza italiana. Tu che fai quest'estate? Io vado in un Fruit Village. Q.9, da 20 anni gli specialisti degli abiti per animazione nei villaggi turistici, tour operator e per discipline sportive. Q.9, progettazione e produzione interna tutta made in Italy. Atelier Vacanze Tour Operator. Per le tue vacanze senza pensieri, Atelier Vacanze. Garanzia, affidabilità e prezzo. Segui l'aquilone, segui l'aquilone. Atelier Vacanze. La vacanza su misura per te. ETS, Executive Travel Service. Da 40 anni al fianco di albergatori e tour operator. Siamo ETS. Diamo valore all'Italia più autentica. Hai una struttura ricettiva? Un hotel, un villaggio o un resort? Ti occupi di promozione turistica nel tuo territorio? Sai cosa è il video marketing turistico? Noi possiamo aiutarti. Realizziamo i tuoi video e le tue foto professionali per il turismo. Contattaci 347 57 88 949. info@latvdeiviaggi.it. Nel pomeriggio, dopo questa simpatica sosta, ci rimettiamo in marcia per andare a scoprire Punta Nati. La strada per arrivarci è molto stretta.
delimitata da insidiosi muretti di pietra. Si è calcolato che sull'isola i muretti a secco si sviluppano per una rete di oltre 15 chilometri. Giunti all'estrema punta del promontorio, ci si presenta dinanzi uno spettacolo, una visione da cartolina, un imponente faro sul mare. Il sole sta calando e ci regala uno splendido tramonto che conferisce al cielo e alla superficie dell'acqua sgargianti colori dalle varie tonalità di arancio. Ritorniamo sulla Symphony, dove dopo una cena fantastica assistiamo allo spettacolo di Holiday on Ice. Sorge il sole e noi ci svegliamo a Barcellona. Sicuramente Barcellona è tra le mete più visitate e amate dal turismo giovane. La cosmopolita e stravagante capitale della regione spagnola della Catalogna è celebre soprattutto per l'arte e l'architettura. La Basilica della Sagrada Famiglia e gli altri edifici progettati da Antoni Gaudí sono il simbolo della città, ma la nostra visita inizia dalla Rambla. Qui artisti di strada, venditori ambulanti e più in generale un'umanità varia per provenienza non lasciano indifferente nemmeno il viaggiatore più incallito. Questo è il fascino della Rambla. Tappa imperdibile sulla Rambla è il mercato della Boqueria. La sua atmosfera permette di comprendere in pochi istanti il vero carattere di Barcellona e dei suoi cittadini. Per chi come noi è appassionato di arte, architettura e fotografia, Barcellona assomiglia molto all'Eden. Passeggiando per il centro della città, percorrendo pochi isolati, si può arrivare agli storici edifici del Barrio Gotico, quartiere scelto da Gaudí per esprimere la sua arte. Alcuni di questi edifici oggi sono inseriti dall'UNESCO nei siti Patrimonio dell'Umanità. Tra queste opere troviamo il Parco Güell, il Palazzo Güell e la cripta della Colonia Güell. Una delle icone della città è sicuramente la Sagrada Famiglia, opera iniziata nel 1883 e non ancora ultimata. Noi ne siamo rimasti estasiati per la particolarità dell'architettura, le tipiche guglie e la sua forma slanciata verso l'alto. La nostra visita della città continua con le stupende e vivaci Casa Batlló, Casa Milà, detta anche La Pedrera, e la Casa Vincennes. Barcellona è anche una città profondamente attaccata alle sue credenze. Una di queste riguarda la fontana di Canaletes. Si dice che chiunque ne beva l'acqua finirà prima o poi per tornare in città. Ultima tappa di questa nostra breve ma intensa visita di Barcellona non poteva che essere il castello di Montjuïc. Il castello si raggiunge tramite funicolare e la vista è davvero fantastica. Qui ha origine la leggenda che vuole Ercole fondatore della città. Ormai anche questa giornata volge al termine. Noi rientriamo a bordo della Symphony, che ci regala un grande spettacolo di fuochi d'artificio che salutano il nostro viaggio a bordo di questo gigante dei mari. Con queste immagini davvero emozionanti vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima avventura in giro per il mondo. Questa trasmissione è offerta da Rada Hotel, Luxury and Experience. E Hot Sun Tour Operator, la tua vacanza su misura. Hotel Eden Village, Capo Vaticano.
Futura Vacanze, tu al centro della vacanza. Fruit Viaggi, esperienza italiana. Q.9 ETS, Executive Travel Service. Atelier Vacanze Tour Operator. Anytime and a place, and I'll meet you there.